Startup innovativo dalla teoria alla pratica al Digital Meet. Questo il titolo del convegno che ha avuto luogo presso la sala ottagonale del Caffè Pedrocchi di Padova lo scorso venerdì. Due ore dedicate alle opportunità che può cogliere chi decide di avviare una startup. Quali passaggi obbligati, a chi rivolgersi, quali le autorità e consulenti a cui approcciarsi. A moderare l'incontro ci ha pensato il giornalista di Corriere d'Innovazione Cristiano Seganfredo di fronte a una sala gremita. Attenti agli interventi dei relatori presenti, tra i quali il ministro dello sviluppo Flavio Zanonato, il vicepresidente della regione Marino Zorzato, Marco Fabris e Roberto Salina dello studio Legalitax. È un'occasione per discutere di quelle che sono le novità più importanti in materia fiscale e societaria e per esporre poi le criticità legate a una normativa che in questo momento è in via di implementazione. Noi abbiamo cercato come studio Legalitax di dare un contributo, abbiamo cercato di trovare dei relatori, a parte noi, che potessero essere testimoni di questa esperienza nuova di impresa e speriamo che oggi possa essere l'occasione per fare il punto della situazione e trovare anche delle nuove possibilità per il futuro, per questo tipo di normativa che sicuramente va affinata, va migliorata e se possibile potenziata. Ecco, parliamo di fiscalità, quali le novità per quanto riguarda questo tema? Ma le novità sono numerose, alcune sono in via di implementazione, altre sono già effettive. Ricordo tra tutte la possibilità di beneficiare di importanti incentivi fiscali legati agli investimenti per quanto riguarda i soggetti investitori e ricordo poi la possibilità soprattutto legata agli stock option e per incentivazione con l'opportunità di detassare in capo ai dipendenti le eventuali azioni o strumenti finanziari loro attribuibili. Ecco, un giovane che vuole costruire una nuova impresa? Ma io credo che sicuramente i problemi in Italia non mancano perché c'è un problema di sistema. Tuttavia io ritengo che questo sia un passo avanti, è nella direzione giusta, ci sono le condizioni per poter avviare dell'attività. Tuttavia io ritengo che dovremmo puntare a una norma agevolativa di sistema permanente. Oggi così non è purtroppo. L'obiettivo è stato centrato, parecchie le novità in arrivo, ma bisogna saperle cogliere. Vicepresidente, oggi si parla di fare impresa. Quanto semplice o quanto complicato è fare impresa? E poi si parla anche di neoimprese dove essere protagonisti potrebbero essere appunto i giovani. Beh, credo che abbiamo dimostrato in questi anni che è difficile fare impresa in Italia perché burocrazia, snellezza di procedure, troppe leggi, troppe complicanze rendono ciò difficile. Se è difficile fare impresa, pensiamo per i giovani quanto sia ancora più difficile. Allora oggi noi parliamo di impresa che sia più facile, rivolta ai giovani, quindi la start-up, ma in un settore, in un mondo che è per loro, che è per quelli che guardano al futuro. Quindi credo che la Regione Veneto, da questo punto di vista, avendo approvato l'agenda digitale, quindi un percorso che tenga assieme tutte queste nuove realtà, questo nuovo modo di approcciarsi al mondo, ecco, credo di essere oggi volentieri in questo contesto per parlare di legalità da un lato, perché oggi parliamo anche di questa, di nuova impresa, di impresa che guarda al futuro, di giovani. D'altra parte il Veneto ha due realtà sulle quali punta, l'export e il turismo. E allora come si fa a pensare di guardare al mondo, perché export è mondo, turismo è mondo, senza avere le nuove tecnologie e i giovani che ci aiutano in questo? Ecco, credo che questo sia il senso di questa giornata, questa è la voglia che io ho di capire se c'è qualcosa di nuovo da portare a Venezia, questa è la voglia di spiegare quello che Venezia fa per questo tipo di iniziative. Ma quali sono le caratteristiche che deve avere un'azienda, una startup per accedere a dei crediti e poterne beneficiare? È intervenuto ai nostri microfoni il DG di Banca Popolare Friuladre, il dottor Carlo Crosara. Beh, sicuramente deve avere un progetto ben chiaro, delineato e sostenibile, per cui la banca la prima cosa che fa è la sostenibilità finanziaria di un progetto, ovviamente attrezzandosi con delle competenze che siano in grado di valutare quel progetto. E deve avere alle spalle come dire, una credibilità derivante non tanto dalla storia, perché storia ce n'è poca, ma soprattutto legame col mondo scientifico che in qualche maniera ne qualifichi la qualità e la bontà in termini di realizzabilità. Ecco, un giovane giovanissimo che si avvicina appunto a questo sogno, progetto di aprire una nuova azienda?
deve fiduciosamente andare a cercare il finanziamento in una banca, sapendo che poi ci sono anche dei fondi di rotazione a disposizione da parte per esempio della regione, anche di sorse di garanzia che possono essere utilizzate. Questa è una parte che non è ben conosciuta e sarebbe bene informare tutti sulle opportunità che ci sono dal punto di vista anche pubblico. E anche il ministro dello sviluppo Flavio Zanonato, nonché ex sindaco di Padova, ha ricordato come il suo ministero sia concentrato affinché l'Impresa Italia possa superare questo periodo di crisi e stagnazione economica. Il ministero che cerca di salvare le aziende, lavora sia con misure di carattere generale, non lo so, per esempio abbassare il costo dell'energia, ridurre il cuneo fiscale, ridurre tutta una serie di fiscalità, rendere più elastico il lavoro, tutte queste cose, sia con misure generali, sia con misure puntuali, il tavolo Indesit, il tavolo Acciai Riva, eccetera, eccetera, perché la crisi non ci faccia perdere l'impianto industriale che vede il nostro paese come seconda realtà manifatturiera d'Europa.